Doveva essere la gara della riscossa, doveva essere la gara della rivincita, doveva essere la gara della dimostrazione che avevamo imparato dai nostri errori, che erano già stati ripetuti più volte, ma con la benedizione delle altre che avevano mancato l'aggancio, il sorpasso, c'era andata bene anche contro la Salernitana. Avevamo addirittura guadagnato un punto, anche se per me rimanevano sempre i due persi. E oggi avevo chiesto di dimostrare non a noi, a loro stessi, che possono vincere questo scudetto, che possono sentirsi giocatori validi, un gruppo valido per poter azzannare questo scudetto, anche perché gli altri zoppicano, anche perché gli altri ci hanno dato lo spazio per poterci credere, ma crederci ci sono stati pochi, i tifosi, io soprattutto da casa, quelli allo stadio, i 50.000 che hanno riempito uno stadio per vedere 11 giocatori smettere di giocare dall'inizio, passano in vantaggio perché abbiamo un fuori classe in avanti, uno che gli ha dato una palla fantastica che Tonali, ma fuori classe che Leao, che riesce con la forza a battere l'Udinese, andiamo in vantaggio per l'ennesima volta e per l'ennesima volta smettiamo di giocare e per l'ennesima volta il sottoscritto, che non è un medium né tantomeno un gufo, però al 60esimo, come con lo Spezia e nella gara con la Salernitana quando eravamo in vantaggio, ho twittato: qui non va bene, ci stiamo abbassando troppo, stiamo lasciando troppo spazio all'Udinese. Cosa hanno bevuto durante l'intervallo? Perché io quando giocavo a calcio all'oratorio nelle diciamo categorie inferiori, perché ero abbastanza scarsino, però bevevo il tè. Cosa bevono loro? L'Exotan? Cosa bevono? Valium? Cosa bevono? Len? Cosa bevono? Perché sono tornati in campo addormentati, 15 minuti di possesso palla dell'Udinese, ho detto boh, farà dei cambi, troverà la quadra, toglierà un Messias che sì, bella storia, romantico e tutto il resto, però siccome non siamo una Hollus e non siamo un libro cuore, da un giocatore in quel ruolo mi aspetto più supporto alla prima punta che Giroud, che tolta la prima punta abbiamo perso il peso in attacco, tanto che ancora più schiacciati abbiamo subito il gol del pareggio. Voi direte ma è un fallo di mano. Sì, è vero, è un fallo di mano nettissimo, è un fallo di mano che al VAR avrebbero dovuto vedere, Guida era al VAR, avrebbe dovuto vederlo, però basta alibi. Dopo la partita avevo twittato anche, visto che molti di voi mi avete scritto male, però senza quel fallo di mano avremmo comunque vinto, giocando male ma avremmo vinto. Sì, è vero, e io ho scritto: se il Milan non parla, è inutile che mi metto a parlare io, che parliamo noi tifosi, non serve un cavolo. Bene, Maldini sembra quasi aver sentito le mie parole, è andato alle telecamere di Milan TV e lo ha detto chiaramente, che parlerà nelle sedi opportune a chi si occupa di assegnare e designare gli arbitri alle partite, perché è l'ennesimo esordiente dopo Serra, adesso questo non mi ricordo neanche il cognome, se non si offenda, e non ce l'ho particolarmente con lui, perché questa è una gara complicata, l'Udinese è una squadra scorbutica, il Milan ha bisogno di far punti, a San Siro incontra un'Udinese fisica dove i contrasti sono da leggere con attenzione, e ci mandi uno che può cadere nell'errore, ed è chiaro. Allora Milan, giustamente come ha detto Maldini, merita il rispetto di essere prima in classifica, non puoi mandare sempre gli esordienti. Detto questo, al VAR Guida non riesce a vedere quel tocco di mano. Comodo, con la tisana, con la sigarettina, comodo, aria condizionata se fa caldo, riscaldamento se fa freddo, la bolletta non la paga neanche lui, ha solo da guardare un fallo di mano, e il fallo di mano è evidente. Ripeto, io sono combattuto perché il fallo di mano è così evidente che non puoi far finta di non vederlo, però allo stesso tempo la prestazione del Milan non è da Milan. E ragazzi, io mi sono rotto le balle, perché vi dico una cosa, io ci credo a questo scudetto, ci credevo ancora di più prima della gara, ma a questo punto dico, se non ci credete voi, adesso basta, 50.000 persone che sono arrivate allo stadio per vedere che cosa? Una squadra che non ci crede? Un allenatore che non ci crede, perché anche nel prepartita dirà, ci saranno anche altri passaggi a vuoto. Ma cosa? Mancano poche gare, ma cosa altri passaggi a vuoto? D'ora in poi non dobbiamo più sbagliare, a partire da stasera, punto. Perché se quello è l'atteggiamento, caro Pioli, anche tu, fatemelo dire, cioè, va bene, Pioli is on fire, ma in questo momento mi sembri under the water.
E che cavolo? No, sono arrabbiato, ragazzi, sono arrabbiato perché non è come se non la sentissi. Ero già nervoso ancora prima che subissimo il gol. Perché una volta c'è l'azione, una volta c'è il fallo al limite dell'area non visto, grazie a Dio, perché Tomori comunque sgambetta Beto. Un'altra volta quelli lì sbagliano davanti alla porta, alla quarta te lo fanno, anche irregolarmente, ma te lo fanno. E il Milan non deve porsi il problema di avere anche un'occasione così confusa che possa dare l'alibi anche all'arbitro di poterci assegnare, di poter assegnare un gol inesistente. Non dobbiamo arrivare a questo punto, dobbiamo evitare chiuderla prima, come ho scritto sui social, ma non perché sono un menagramo, non perché sono un medium, non sono un veggente, perché sennò altrimenti andrei a giocare su Superenalotto, prenderei i 140 milioni che ci sono in palio e comprerei io i giocatori che servono al Milan per vincere sto cavolo di scudetto, perché io ci credo e mi sono rotto le balle che di dar per scontato che lo debba vincere l'Inter. A questo punto è meglio che lo vinca il Napoli, ma non ce la farà. Quindi non voglio che lo vinca l'Inter, perché, ripeto, lo ripeto ancora una volta, il secondo scudetto consecutivo vuol dire stella. E allora possiamo fare lo stadio più bello del mondo, possiamo scegliere la cattedrale, tecnologico, di vetro, colorato, ma con due stelle dell'Inter appiccicate sopra, farà schifo. Peggio di tutti. Ciao.